Salve a tutti amici attrezzati e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric, no ma cerco di non rompere il cazzo, fammi fare l'intro. Salve a tutti amici attrezzanti e ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui nella nona parte di Pokémon Spada. Nella scorsa parte abbiamo sconfitto gli ultimi due capi palestra di Galar, riuscendo ad ottenere l'accesso per la Lega Pokémon, perché ci troviamo all'interno delle Terre Selvagge. Allora, qui c'è un raid che a me interessa davvero tanto perché c'è un Pokémon che non ho, ovvero proprio Indeedee. Lo volevo fare in video, quindi appunto andiamo a farlo. Ok, preso anche Indeedee e possiamo continuare con la nostra avventura. Raga, intanto ho tutta la squadra allenata a livello 63, in modo tale che comunque qualsiasi Pokémon abbiamo di fronte possiamo annientarlo tranquillamente. Ok raga, allora ci troviamo proprio a Knuckleburg e se non sbaglio dovevamo entrare nella stazione per prendere il treno per Galwick. Di nuovo c'è Hop, figurati. State bene a sentire voi due. Uno di voi deve assolutamente vincere la Coppa Campione e sfidare Dandel. Guarda Mr. Electric, è arrivato il treno. Ok raga, siamo di nuovo nel treno ed è una cosa bellissima questa. Finalmente si va a Galwick. Ci sono un sacco di cose interessanti. C'è la torre enorme, c'è la monorotaia, ma soprattutto c'è lo stadio di Galwick. Lì avremo addosso gli occhi di tutta Galar. Ok, tanto sta nevicando fuori. Tu che fai? Non fai un cazzo. Ci troviamo nel percorso 10. Ci sarà da raggelare davanti alla quantità di Pokémon tipo ghiaccio che incontreremo. Beh, io vado avanti. Galwick, il leggendario Hop, sta per arrivare. Yulla, e ciao! Ma ciao, caro mio! Ma ciao, caro Mr. Mime di Galar! Raga, lo conoscevo già. Ed è bellissimo! È bellissimo! Ovviamente sappiamo tutti in chi si evolve. Eccolo qua, Pokémon danza, tipo ghiaccio psico. E raga, balla il tap tap. E raga, dobbiamo... Eccone un altro, che bellino, spuntano come i funghi. Ok raga, allora, da qua in poi penso ci saranno davvero tanti, ma tanti allenatori. Raga, questa zona di percorso è bella, non ha chissà cosa, ma è figa proprio per questo. Tu sei un altro allenatore? Sì, dai. Raga, qua ci massacreranno. Penso che ci saranno più allenatori moto in tutta quanta Galar. Monti Montanaro. Il nome è bellissimo. Raga, la faccia di sto tizio mi ricorda un meme. Tipo Who Cares o qualcosa del genere. Continuiamo e c'è Duraludon. No, vabbè, io non ce l'ho. Ti devo prendere, vieni qua, vieni qua. Eccolo qua, Duraludon, che l'abbiamo visto nella scorsa parte come essere, come avere la forma Gigamax. E... ti devo prendere. Eccolo qua, buon caro Duraludon, Pokémon Metallo Lega, tipo Acciaio Drago. Raga, non so se lo sapete, ma qualche mese fa la Game Freak o la Nintendo, ora non ricordo bene, ha organizzato una specie di contest per far decidere il nome della mossa peculiare di Duraludon, che se non sbaglio si chiama proprio Raggio Esauriente. Questo contest l'ha vinto ovviamente un giapponese e la Game Freak l'ha premiato inviandogli una copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Per dirvi che facciamo schifo anche in questo noi italiani. Che belli questi percorsi pieni di allenatori dove io posso tagliare tanto tanto. Non riesco a ballare, però posso fare questo. Vai, mi fermo. Perfetto. Oh, bello, Beartic. Raga, ho preso anche Beartic, giusto così, per sfizio. Ok, ok. Raga, è Darmanitan di Galar. Non è che mi piaccia molto rispetto a Darumaka, sono sincero. Però dai, ci sta, è una specie di Yeti praticamente. È molto, molto strano, ma va bene così. Ok raga, forse abbiamo finito questo percorso. E raga, oh mio Dio, questa entrata è stupenda. Quella è Galwick sicuramente, ma l'ingresso è bellissimo. Finalmente siamo arrivati nell'ultima città di Galar. Madonna che bella raga, questa è Londra per forza. Raga, questa è Londra con la L maiuscola. Pure bello rivederla in un gioco dopo che l'hai visitata. Pieno di centri Pokémon sta città, ma va bene così. Bene, non voglio perdere tempo. Io mi fiondo subito allo stadio di Galwick. Vieni anche tu, Mr. Electric, ok? Ti aspetto lì. Iniziamo un po' a esplorarla, dai, perché sì, deve essere esplorata.
Questo mi ricorda tanto la piazza che c'è davanti al Buckingham Palace. Raga, ci sono anche le cabine telefoniche tipiche di Londra. Madonna, questi vicoli, raga. E questo dovrebbe essere il London Bridge, lì c'è il London Eye. Sì, raga, è Londra per forza. Questo cos'è? Mamma mia, la Reggia. Madonna, raga. Madonna, madonna. Ho trovato la mia città preferita di sto gioco. Raga, però la cosa che ho notato, non ci sono i semafori, perché a Londra ce n'è uno ogni metro praticamente. Raga, allora, io direi che il momento è giunto. Eccolo qua, lo stadio di Gatwick. Già possiamo vedere che la lobby in sé è molto diversa dagli altri stadi. Se non sbaglio, tu sei Mr. Electric. Sei pronto? Stiamo per salire sul palco della Superstar. Ti rendi conto? Bit invece alla fine non ce l'ha fatta. Credevo che avrebbe trovato qualche scamotage. E invece, piuttosto, andiamo nello spogliatoio. Sta per cominciare il torneo delle semifinali, in cui si affronteranno tutti gli atleti che hanno superato la sfida delle palestre. Pure questa zona è bellissima. Raga, io sono pronto e basta, entriamo. Raga, finalmente il momento è arrivato. Entriamo nel campo da gioco. E c'è anche Mary. Proprio dobbiamo sfidarla tranquillamente. Pensavo ci fosse qualcos'altro. Vabbè, non me l'aspettavo. Ok, vediamo un po' chi manda. Manda in campo Lipard. Io sinceramente non so manco chi ho come primo Pokémon. Ok, c'ho Greplocked, ok. Fortuna, fortuna. Troppo forte, non vorrei usarlo ora. Andiamo con calma, iniziamo a usare Breccia. Ok, Breccia l'ho sciotta, bene, ciao Lipard. Intanto contro Mary potremmo anche usare Grimmsnarl. Infatti raga, lo mettiamo in campo proprio ora, perché ci sta per mandare in campo Scrafty, che è debole a 4 per proprio al folletto. Vediamo un po' questo 4 per quanto si fa valere. Ciao Scrafty. Ok raga, allora manda in campo Toxicroak. Io ho mandato ovviamente in campo Corviknight, perché è resistente in tutte le mosse che fa. Direi di usare Baldeali, dai, super efficace. E ciao Toxicroak. Il suo penultimo Pokémon è ovviamente Morpeko. Usiamo troppo forte, raga, tanto oramai penso che la sfida è quasi finita. E ciao Morpeko. C'ha Grimmsnarl Mary. Tutto il Team Yell è con me, vero? Ora che Mary perderà, chissà che fine farà il Team Yell. Ok, allora, raga, Dynamaxizziamo e penso farà la stessa cosa lei, perché sennò non avrebbe senso. Raga, sta per... No, aspetta. Pure Grimmsnarl Magic Pass. Raga, tutti i Pokémon hanno la Gigamax. Raga, non me lo sarei mai aspettato. No, volevo vederti un altro po'. Raga, è bellissimo. Non so che dire. Sì, ho perso, ma almeno mi sono rifatta gli occhi con le vostre mosse strabilianti. Raga, ve lo giuro, cioè, non me lo sarei mai aspettato. Il pubblico di questo stadio non ci ha tolto gli occhi di dosso per un solo istante. Seguirò il resto del torneo dagli spalti, assieme a mio fratello e a tutti gli altri. Intanto possiamo vedere che non ci sono i Super 4, ma stiamo proprio sfidando i nostri compagni. Caro Hopp, è la prima volta che ti vedo in divisa. Dopo aver visto il tuo incontro, ho capito una cosa: devo vincere a tutti i costi. Io e la mia squadra non potremmo essere più carichi. Mi dispiace disturbarti, volevo solo dirti che l'incontro è già terminato. Lo sfida palestre Hopp ha riportato una vittoria schiacciante. E brava. Ok raga, entriamo. E ho messo come primo Pokémon Corviknight, perché è il più versatile di tutti. Dopo Mary, anche il buon caro Hopp. Mi è tornato in mente all'improvviso quando siamo partiti da Furlongham. Ricordi? Quando mio fratello ci ha dato il nostro primo Pokémon. Che strano ritrovarci qua, a un passo dal trionfo, faccia a faccia. Preparati, perché sarò io a vincere. Hopp, mi dispiace deluderti, ma le tue aspettative saranno frantumate. La host, eccolo. Quanto è bello quando i personaggi hanno una caratterizzazione. Manda in campo Dabul. Ho fatto bene a mandare in campo Corviknight allora. Ovviamente non usiamo il Dynamax, ma usiamo Vendetta. Non penso gli faccia chissà quanto. Bene, l'ho sciotta solo. Devo stare qui zitto un po'. Manda in campo Pinkurchin. Allora, raga, Pinkurchin è di tipo elettro. Quindi Rillaboom, vai, fai il bravo e devo mandare te per forza. Intanto portare Pinkurchin alla Lega ci vuole coraggio, eh. Ok, raga, vediamo un po', usiamo Terremoto, andrà sicuramente KO. Povero Pinkurchin col culo davanti. Raga, invece per Corviknight ho messo in campo proprio Toxtricity, che annienta Corviknight. Raga, troppo forte su Snorlax, lo manda KO. Benissimo. Manda in campo Inteleon. Allora, raga, io direi di mandare in campo Rillaboom per ricordare proprio la prima sfida contro il buon caro Hopp, quando lui aveva un Sobble ed io avevo un Grookey. Dynamaxizziamo il nostro caro Rillaboom e usiamo Dynaflora. Peccato che però gli starter di Galar non hanno le forme Gigamax. Siamo più veloci, vediamo se il buon caro Inteleon va KO. Penso proprio di sì. E ciao Inteleon, battuto anche Hopp. Intanto Hopp è triste, povero.
Grazie Mr. Electric, sono felice di aver condiviso questo momento con te. Il torneo delle semifinali, tenutosi fra tutti i valenti allenatori che hanno superato la sfida delle palestre, si è concluso e la vittoria va a Mr. Electric. Abbiamo vinto quello delle semifinali. Ricordi quando Sonia diceva che saremmo potuti diventare i nuovi eroi di Galar? Sinceramente, io non sono stato mai convinto di averne la stoffa. È chiaro invece che tu sei destinato a grandi cose. Congratulazioni, Mr. Electric. Mi dispiace tanto, però si doveva fare, ovviamente. Dantle, ok. Ero così emozionato che non sono riuscito a trattenerne le lacrime. È stato un incontro di una purezza esemplare. Spero con tutto il cuore che il nostro sfidante sarai tu, Mr. Electric. Ecco qua, buttata la seccia, mo non arriveremo in finale. Ok, raga, questo è l'hotel. Qualche ora dopo. Ma dove si è perso? Non è da lui fare così tardi. Ginepro! Invece di sprecare tutta questa energia per lamentarti, perché non la usi per i tuoi incontri? Comunque, se cercate il campione, l'ho visto andare alla Rose Tower. Non so che gli frullava in testa, l'ho incontrato alla stazione della monorotaia. Mi ha detto di avvisarvi che avrebbe tardato perché doveva passare alla Rose Tower. Ginepro, potresti farci un favore e portarci alla Rose Tower? Io e Mr. Electric non sappiamo come arrivarci. Ok, potrebbe essere una buona occasione per far sentire il presidente la voce del team. Forza, non perdiamo altro tempo. Andiamo. E raga, intanto Ginepro, non qualche altro capovalestra, proprio Ginepro. Il team Yell ha deciso che d'ora in poi faremo il tifo per te, Mr. Electric. Grazie. Da adesso sarai come uno di famiglia. Che bella dimostrazione di amore fraterno. Peccato sia del tutto inutile. Olive, mi stai sul cazzo. Al momento il presidente Rose è impegnato in una discussione dalla massima importanza con il campione. In ogni caso, le regole sono regole. L'accesso alla Rose Tower è vietato alle persone non autorizzate. E per raggiungerle in monorotaia è necessaria una chiave speciale. Nessuno deve permettersi di disturbare il presidente della Rose Tower. Ci siamo capiti? Comunque, ho affidato la chiave a un membro dello staff della Lega Pokémon. Vediamo se riuscite a capire a chi di loro ho dato la chiave. Agli occhiali diversi, raga. Mr. Electric, il team Yell ti sosterrà con tutto il fiato che ha nei polmoni. Ok, questa cosa mi piace. Io vado verso la piazza. Vieni con me? Sì, ovviamente. È ora di stagnare gli scagnozzi di Olive. Ok, lui non è. Lui non è. Ehi, tu? Era lui! Vabbè, raga, era molto sospetto questo tizio. Macrocosmos? Non avrete mai la chiave, mi nasconderò, così non vi costringerete a darvela. Ma bloccatelo, bloccatelo. Ammazza. Eccolo qua, di nuovo. Ma certo che ti nascondi proprio una merda. Basta scappare, basta. Raga, ma sta qua dentro. Ma la vuoi finire di nasconderti? Basta. Mo se ne va nella monorotaia. Non ce la faccio più. Ah, Mr. Electric, sei stato grande a mettere quel farabutto alle strette. La tua impresa si merita proprio una canzone. Sono un cantante da quattro soldi. La mia canzone molesta anche i sordi. Ma perché? Perché? Canto e canto per fare il tifo, anche se tutti mi dicono che fa schifo. È vero. Canto per fare felice la gente, solo che tutti mi dicono che è indecente. Ginepro è il best personaggio di tutti, praticamente. Sta attirando l'attenzione di tutti quanti gli altri. No, vabbè. Vabbè, Ginepro sei un mostro. Ginepro, abbiamo la chiave. Prendiamo la monorotaia e fiondiamoci alla Rose Tower. Mr. Electric, hop, ora o mai più. Andate. Eccoci qua, raga, la Rose Tower. Hai aperto la strada verso la Rose Tower. Comunque, certo che quella tipa, la segretaria di Rose, come le viene in mente di nascondere la chiave della monorotaia solo per far divertire il presidente? Tra l'altro, nemmeno capisco perché Rose sta mettendo i bastoni tra le ruote al campione. È arrivato anche il Ginepro. Mi piace quando sale la tensione, mi ricorda la frenesia dei tempi d'oro di Spikeville. Su, datemi una mossa, io intanto vi faccio un tifo da paura da qui. Io è meglio che resti qua a tenere d'occhio mio fratello, non vorrei che si mettesse nei guai. Comunque, se avete bisogno di aiuto, tornate pure da me. Ok, raga, allora, io direi che possiamo anche concludere qua. Finalmente un qualcosa che tiri un po' la storia fuori da questo gioco. E nella prossima parte penso che arriveremo al nocciolo della questione, vedendo un po' la situazione che gira attorno a Rose. E quindi raga, cosa dire, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, sapete cosa fare. Lasciate tantissimo un pollice in su, commentate, condividete. Ci rivediamo in un prossimo video. Attivate la campanella per rimanere aggiornati, appunto, sui feed dei video. E arrivederci!